Benvenuti al TG No, la disinformazione nelle vostre case. Cominciamo. Gela sceglie Catania aderendo così al progetto di provincia metropolitana. La città etnea si arricchisce ulteriormente di personaggi illustri quali Rosario Crocetta, Giovanni Cacioppo, nello specifico uno è attore, l'altro un politico. A tal proposito, al primo punto dell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale si deciderà chi dei due sarà riconosciuto come comico. Il sindaco Bianco, felice per l'annessione, promette ai nuovi concittadini una copia perfetta del Tondo Gioieni da inaugurare prima che finisca la stagione balneare. Politica nazionale. Dal grande slam al grande bluff, Renzi di ritorno da New York dopo aver festeggiato il successo della tennista Pennetta promette l'abolizione della tassa sulla prima casa nel 2016, l'abbattimento dell'IRES per le imprese nel 2017 e l'anno dopo a fine legislatura il taglio dell'IRPEF. Gli avvocati del cavaliere Berlusconi lavorano per quantificare il risarcimento per plagio manifesto e continuativo perpetrato nei suoi confronti. Passiamo ora alla rassegna stampa. Cominciamo col Simeto Sera, più paghette per tutti. Renzi promette 2.500 euro a bebè fino alla maggiore età. Si prevedono inoltre 2.500 euro a babà per i laboratori di pasticceria, 2.500 euro a bobò per gli infortunati e vittime de coppa. Si sta studiando cosa fare per i BB. Andiamo ad avanzi. Gela sceglie Catania, dall'Etna al Mediterraneo, dal Marranzano alla Rina. Giovanni Cacioppo, oltre ad essere un bravo comico, diventa catanese. Con questo è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Vi invitiamo ad ascoltare una canzone che può aiutare a digerire un po' meglio queste notizie. Un teregghe più. Rino Gaetano, un teregghe più. Ma perciò hai visto i babà, i bebè, i bibì, i bobò. E picchi di casa scandalo, sai cosa stanno pensando? I bubù. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzate.